Oggi annoto e presente con Radino Mineo, ex direttore di Rai News, candidato come capolista al Parlamento per il PD in Sicilia. Lei, dottor Mineo, ha affermato in una delle tante interviste rilasciate durante la campagna elettorale che appunto ha deciso di intraprendere la carriera politica proprio perché è candidato in Sicilia e torna in Sicilia dopo un grande lasso di tempo. Se mi avessero proposto di fare il deputato o il senatore avrei detto no, grazie, non posso più fare il giornalista Rai News 24 perché lì la mia storia era finita, non mi volevano più e non volevano più neanche quella Rai News 24, ma l'avrei fatto da qualche altra parte, non avrei accettato una candidatura alla Camera e al Senato per accettarla. Ma davanti alla proposta di Bersani, che è stata, per essere chiari, torna a fare politica nella tua Sicilia, ho detto subito sì. Sì, perché io ho una storia, perché ci credo, perché credo che noi possiamo risorgere e salvare la Sicilia e poi l'Italia. Come? Innanzitutto rompendo definitivamente con la mafia. Non basta catturare i latitanti, quello è pure importante, ma è indispensabile colpire la mafia come business, come affare. È quella che ci schiaccia tutti. Allora, per esempio, introduciamo il falso in bilancio, i magistrati ne hanno bisogno, introduciamolo per legge, l'autoriciclaggio, la proposta di Libera e del gruppo Abele di una legge contro il voto di scambio, anche questo è importante. La seconda questione è valorizzare il patrimonio straordinario della Sicilia, ma voi capite, siamo a Noto, è un patrimonio culturale straordinario che può costruire futuro, e poi valorizziamo la nostra posizione nel Mediterraneo. Io credo che con la coalizione Italia Bene Comune rimarremo in Europa. Quelli che vi dicono usciamo dall'Europa sono delle sirene che vi mangeranno, perché non possiamo avere un futuro fuori dall'Europa, ma in Europa rivalutiamo innanzitutto l'idea di un'Europa solidale dei diritti e poi quella di un'Europa profondamente radicata nel Mediterraneo. Lei capisce che in questo modo, senza mafia, con la valorizzazione delle cose che abbiamo e centrali come siamo nel Mediterraneo, la Sicilia non ha per nessuna ragione di rimanere una palla al piede, può essere una prospettiva per il paese di sviluppo.